In questa puntata, alla scoperta della Villa Farnesina, completeremo la visita della cosiddetta Loggia di Galatea, originariamente detta Loggia del Giardino. Inizieremo dalle nove lunette sotto il soffitto, tutte di Sebastiano del Piombo meno una, e da questa partiremo. Narra la leggenda che Raffaello, assai geloso del proprio lavoro, non consentisse ad alcuno di vedere le opere che stava completando, tantomeno ad altri artisti. Michelangelo allora, e va detto che tra i due non scorreva buon sangue, incuriosito, si introdusse di nascosto nella villa e tracciò in una lunetta un disegno monocromo di un giovane talmente bello da suscitare l'ammirazione di tutti, così da far prendere la decisione di lasciarlo lì per sempre. Questa è la leggenda, ma studi recenti hanno appurato che a dipingere e a firmare l'affresco sia stato Baldassarre Peruzzi, lo stesso che aveva affrescato il soffitto. D'altronde, osservando nel riquadro di Perseo quel giovane ai suoi piedi, qualche sospetto sulla reale identità dell'autore avrebbe dovuto destarlo. A seguire, le lunette affrescate, come dicevamo, da Sebastiano dal Piombo, che fanno riferimento quasi tutte all'elemento aria, e non tutte, esprimo un giudizio personale, risultano all'altezza dell'artista. Nelle due lunette troviamo quello che secondo Ovidio nei Fasti era Clori, una ninfa dei campi rapita e poi sposata da Zefiro, il vento di Ponente, il cui nome presso i latini fu corrotto in Flora, la dea della primavera, mentre riceve una zaffata dallo sposo. Quell'alito di vento è per i romani un venticello chiamato Ponentino. A fianco potrebbe essere rappresentato il fratello di Zefiro, Borea, la tramontana, vento del nord, mentre rapisce Eurizia, figlia del mitico re ateniese Eretteo. A seguire troviamo il mito di Fetonte, la cui tragica storia la riprendiamo dalle Metamorfosi di Ovidio, fine libro primo, inizio secondo. Il giovane, insultato e preso in giro perché si vantava di essere figlio del sole, cioè di Apollo, così gli aveva raccontato la mamma Climene, si reca dal dio con l'intento di esprimere un desiderio. Ora, noi genitori moderni, se saggi, non accetteremmo mai una richiesta del genere senza conoscere l'oggetto delle brame, in quanto la fantasia dei ragazzi di solito è più vasta del conto in banca o nasconde comunque delle insidie. Ebbene, Apollo, forse assalito dai sensi di colpa per quel figlio sconosciuto a bocca, chiedimi quello che vuoi. La richiesta lo gela e oggi suonerebbe così: papà, fammi guidare la macchina. A tale pretesa, un genitore, in considerazione che l'automobile è a tutti gli effetti un componente essenziale della famiglia, anzi è un familiare, inventerebbe mille scuse, promettendo al massimo un motorino per quando avesse preso il patentino, confidando soprattutto sulle scarse capacità intellettive del figliolo, caratteristica evidentemente ereditata dall'altro coniuge. Ma Apollo è un dio e non può venir meno alla parola data. Falliti i tentativi di dissuasione, gli dà alcuni consigli e gli affida finalmente il carro del sole, trainato da quattro cavallacci assatanati. Fedonte in breve perde la strada e, non riuscendo a governare le bestie, comincia a far danni. La Libia si desertifica, gli etiopi diventano di pelle scura, il Nilo si rifugia all'estremità della terra coprendosi il capo e così via, finché Giove, invocato dalla terra, applica il suo metodo per mettere le cose a posto, scagliando una micidiale saetta sul giovane che, sbalzato dal carro, precipiterà a terra morto. Qui la rappresentazione della caduta. Nella successiva scena si narra della leggenda di Scilla, figlia del re di Megara, Niso, che si innamora follemente, stando al libro ottavo delle Metamorfosi, di Minosse, il re cretese che sta assediando la sua città per vendicare la morte del figlio, mentre lo osserva estasiata dall'alto di una torre. La vittoria dei contendenti è molto incerta, in quanto Niso possiede un capello purpureo che lo rende invincibile. Scilla allora, per conquistare il suo amato, prende la decisione di tagliare il capello al padre dormiente, che muore, e di donarlo a Minosse con le chiavi della città. Ma lui non gradisce ed, espugnata Megara, se ne va abbandonandola sulla riva. La fanciulla, presa da un attacco isterico dopo aver fatto pesanti allusioni sulla moglie del re, madre del Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro, frutto di un rapporto non convenzionale, si getta in mare afferrandosi alla poppa della nave. Nel frattempo suo padre, trasformatosi in un'aquila marina dalle fulve ali, la va a cercare.
Prima o dopo te becco, è il suo pensiero, nel senso letterale del verbo. Ma non vi riesce, perché quando sta per pizzicarla, lei abbandona la presa, tramutandosi in airone. Qui è rappresentata l'inizio e la fine della storia. Nel quadro successivo si può riconoscere la dea Giunone, la moglie di Giove, protettrice del matrimonio, seduta su un carro, con il simbolo dei pavoni, animali a lei sacri, il cui piumaggio fu da lei arricchito dai tanti occhi di Argo, il fedele gigante messo a guardia di Io, giovane amata dal solito Don Giovanni Giove, e da lui trasformata in giovenca per non destare sospetti. Per liberarla, Mercurio, su mandato di Giove stesso, lo fa fuori. Sul perché sia stata collocata lì c'è una teoria, di cui tra un po' ne parleremo. Ora si racconterà una delle più famose leggende a noi pervenuteci, con cui ci tormentavano sì dai banchi delle elementari, non fosse altro per uno dei più evidenti significati allegorici della favola, il mito di Dedalo ed Icaro. La storia la conosciamo tutti. Noi, sui versi ovidiani dell'ottavo libro delle Metamorfosi, ci limiteremo a ricordare che Dedalo, uomo dotato di straordinario ingegno, dopo aver costruito il famoso labirinto per conto del re cretese Minosse, il quale ci infila il Minotauro, che verrà in seguito ucciso da Teseo con l'aiuto di una figlia del re, Arianna, già citata in un pannello del Peruzzi a proposito della costellazione della corona boreale. Dedalo, dicevamo, decide di fuggire dall'isola, in quanto lì tenuto prigioniero dallo stesso re. E siccome l'unica via di fuga è rappresentata dal cielo, si industria a costruire delle ali, nonostante il figlio Icaro, che già mostra qualche carenza cognitiva, giocherellando con il materiale, crei più impaccio che aiuto. Malgrado le raccomandazioni del padre, che lo invita a volare mantenendo una via di mezzo, Icaro, preso dall'ebbrezza del volo, si avvicina troppo al sole, che scioglie la cera servita a unire le penne, con conseguente capitombolo a terra definitivo. La morale è che la virtù sta nella moderazione, via di mezzo tra l'eccesso e il difetto. Ma per dirla tutta con Francesco Bacone, tuttavia nell'eccesso c'è una magnanimità che avvicina al cielo come il volo di un uccello, mentre il difetto striscia nella terra come un serpente. Nell'immagine successiva la favola di Erittonio, mitico re ateniese, due serpenti al posto delle gambe, frutto di un tentativo di approccio sgangherato di Efesto nei confronti di Atena, che provocò uno spargimento di seme che ingravidò Gea, la terra madre, la quale del pupo non ne volle sapere, sicché Atena se ne prese cura affidandola a tre fanciulle, ben chiuse in un cesto e con l'ordine di non aprirlo. Ma essendo, come si sa, la curiosità femmina, due di esse, Aglauro ed Erse, non resistettero, videro il piccolo mostriciattolo e impazzite si lanciarono dalla rocca di Atene. Sul fatto che si trasformassero in uccelli, come suggerisce l'immagine, non ho trovato alcun riferimento. Nell'ultimo riquadro, forse, Tereo, Procne e Filomela, nel classico triangolo che finisce sempre in tragedia. Ovidio la descrive nel libro VI delle Metamorfosi. Tereo, re Tracio, equivalente per gli ateniesi a barbaro, accorso in aiuto di questi nella guerra contro Tebe, ottiene in sposa Procne, figlia del re Pandione, e se la porta a casa. Nasce un bibetto, Iti. Passa qualche anno e Procne sente la nostalgia della sorella Filomela e chiede di rivederla, e il Tracio riparte per Atene, ma non appena la vede si infiamma per lei e per tutto il viaggio di ritorno non pensa ad altro. Scesi dalla nave, la porta in un casolare e lì si consuma la violenza. Filomela non abbozza e minaccia di svelare il misfatto, e Tereo decide allora di tagliarle la lingua e chiuderla a chiave, inventando una morte immaginaria. Filomela, pensa che ti ripensa, tesse la storia su una tela che riesce a far pervenire alla sorella Procne, la quale, stravolta, la libera e medita vendetta, ipotizzando tra l'altro di strappargli gli occhi, la lingua e gli attributi, cito letteralmente, utilizzati nella vicenda. Purtroppo in quel frangente appare Iti, che assomiglia tanto a papà, e per lui non c'è più scampo. Finirà in parte bollito e in parte allo spiedo, offerto come pietanza al padre Tereo, che se lo spazzola tutto. E Satollo cerca il figlio, scoprendo nel momento che Filomela esce stringendo nel pugno la testa del piccolo dove era andata a finire. Tereo, è il caso di dirlo, questo fatto non lo digerisce e, armatosi di spada, tenta di uccidere le due donne, ma all'improvviso si trasformano tutti in uccelli. Un upupa Tereo, un usignole, una rondine Procne e Filomela. Così sostiene Ovidio.
Su tutte le scene raffigurate si possono fare varie ipotesi, in quanto sfugge un po' il filo conduttore. L'unico legame sembrerebbe quello stilistico. Forse potevano rappresentare aspetti del carattere o della morale del committente Agostino Chigi, o forse avrebbero dovuto raccordarsi ai pannelli laterali, rimasti incompiuti per la sopravvenuta morte a distanza di 5 giorni l'uno dall'altro di Raffaello e del Chigi, morte avvenute nell'aprile del 1520. C'è infatti un'ipotesi relativa agli unici affreschi cinquecenteschi presenti nella parete laterale, un labile indizio. Pare infatti che il Chigi, nel frattempo rimasto vedovo con amante a carico, avesse chiesto la mano di Margherita Gonzaga, conosciuta nel 1510, figlia naturale di Francesco II, di oltre 20 anni più giovane di lui, con annessa nota contabile espressa in ducati. In carica un certo Ludovico di Campo San Piero, nobile di famiglia, ma attivo in affari poco leciti alla corte dei Gonzaga. Ma la giovane rimanda la risposta adducendo come scusa il ceto inferiore del pretendente, che poi in seguito sarà un fermo diniego. È in questa fase che nascono i pannelli. Il Polifemo, affrescato sempre da Sebastiano del Piombo, altri non sarebbe che il Chigi, raffigurato come un pastore con il flauto di Pan o una zampogna a 100 canne, secondo video che narra la leggenda nel 13° libro delle Metamorfosi, a sottolineare appunto il suo status sociale inferiore, e con il cane ai piedi, simbolo di promessa di fedeltà, che volge lo sguardo verso la ninfa Galatea, opera di Raffaello, una Nereide che lui ama e a cui tenta attraverso gli amorini di trafiggerle il cuore. Lei vive il momento dell'indecisione, fugge, ma lo sguardo è rivolto a lui, mentre tra un tripudio di sirene, tritoni, centauri, ninfe e una divinità marina, forse Palemone, a farne le spese è un povero polpo, pasto di un affamato delfino. Si tace sul resto della storia che vede Polifemo, che aveva un solo occhio ma un'ottima mira, uccidere Aci, il pastorello amato da Galatea, con il preciso tiro di un masso e dal cui sangue scaturirà un fiume, oggi scomparso probabilmente per qualche eruzione dell'Etna. Tuttavia, ancora oggi, diverse località in provincia di Catania conservano all'inizio questo nome, Aci. Sulla lunetta superiore vigila Giunone, la dea protettrice, come dicevamo, del matrimonio. Una doverosa annotazione riguarda quell'anomala ruota d'abbastimento vicino alla conchiglia, che qualcuno ha voluto vedere come un insolito omaggio a Leonardo, a cui qualcosa sicuramente Raffaello deve. Naturalmente, tutto quello che abbiamo detto si basa su delle semplici congetture e sulla scelta di versioni dei miti che a volte si contraddicono. Quindi tutto può essere messo in discussione. Un'ultima annotazione riguarda il pannello sottostante, che è apribile e pare che nasconda alcuni schizzi dello stesso Raffaello. I restanti affreschi delle pareti laterali, di carattere paesaggistico, sono della seconda metà del Seicento, forse di Gaspard Duguay, cognato di Nicolas Poussin, romano ad onta del nome, e non aggiungono nulla salvo il fatto che la sala in quel periodo fu oggetto di un qualche restauro, come testimonia la firma posta da un pittore modenese, Giampaolo Marescotti. La prossima visita sarà dedicata alla sala di Amore e Psiche. Un saluto, come sempre, da Vid Lab.